salutare. Quello che sarà. Sta per venirci a trovare un ospite davvero speciale che di sicuro non ha bisogno di presentazioni. Con lui parleremo di politica, certamente, ma parleremo anche e soprattutto di vita. Però a proposito della politica, facciamo un ripasso sul Conte 2, il servizio. Chiedo agli italiani se hanno la voglia di darmi pieni poteri. Caro Matteo, non abbiamo bisogno di persone, di uomini con pieni poteri. Io vado al Presidente della Repubblica, grazie. Cioè io credo che questa legislatura possa, aggiungo, debba eleggere il Presidente della Repubblica. Con Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti abbiamo oggi una grande opportunità. Ai nuovi alleati e non agli avversari chiediamo lealtà e noi saremo leali. Io non ci voglio mica fare la prossima campagna elettorale con 5 Stelle. Non c'è bisogno di litigi. Definiremo la manovra negli ultimi dettagli tecnici. Io mi aspetto e chiamerò tutte le forze politiche alle loro responsabilità. Ci stiamo conoscendo sempre più, quindi diamoci del tempo. Siamo passati dal mai col Movimento 5 Stelle, adesso alleanza strutturale col Movimento 5 Stelle. Io credo che non ci siano proprio i presupposti. Dicono che noi vogliamo creare problemi al governo. Noi stiamo dando delle idee al governo. Il partito di Renzi presenta un emendamento per togliere soldi al reddito di cittadinanza. Queste cose sono un problema serio per la maggioranza. E noi ci batteremo per farla approvare, lo Ius Culture, lo Ius Soli. E qui si parla di Ius Soli, io sono sconcertato. Abbiamo bisogno, questo sì, di maggior spirito di squadra. Eccoci qua, benvenuto a Eugenio Scalfari. Grazie. E vive, vive, viva. Come sta? Come sto? Alla mia età si ha sempre un medico che ti segue, fa la storia, per cui il corpo che nasce è quello più veloce, perché in 9 mesi da un germe diventa un vivente. Alla mia età, avendo superato largamente i 90 anni, non mi chiamano più, tecnicamente parlando, un vecchio, molto vecchio. E come la chiamano? Si chiama, dopo il 90, si chiama il vegliardo. Ah. E come sta il vegliardo? Il vegliardo dipende. Nel mio caso, certamente la mente funziona ancora. Io direi benissimo, ma non voglio farmi delle lodi, ma la mente funziona. Il corpo, ho bisogno di qualcuno che mi sorregge, perché sennò finisco per terra. E vabbè, però intanto è qua e io sono veramente molto contenta che lei sia qua. Io sono contento. Ma è vero che ci guarda sempre? Lei, in caso di bisogno, mi sorregge fino alla porta. Ma se tu non c'è dubbio. Via Sereno, che succederà così, però le chiedo, intanto me la dice una cosa che è proprio una questione che mi inorgoglisce. Sì. È vero che ci guarda sempre? Sì, vi guardo sempre. Bene, allora qualcosina sulla politica le voglio chiedere. Io ho mandato delle immagini che raccontano questo Conte 2, il nuovo governo Conte. Le chiederei, siccome sembra una storia di odio e d'amore, per sintetizzare, lei che idea si è fatto? Che governo è questo Conte 2? Le piace? La sta già deludendo? Aveva qualche aspettativa? Dunque, io Conte, finché era il primo tra gli ultimi, perché era presidente, ma c'erano i due vicepresidenti che contavano abbastanza. Dopodiché lui cambiò perché capì che
era venuto il momento per lui di essere veramente il Presidente del Consiglio. E si arrabatta, non perché non sia bravo, secondo me è bravo, ma è preso in mezzo da quei due che si ritengono più forti di lui. Lui però adesso comincia a sentirsi più forte. Allora, mi viene in mente che cosa la vera riforma costituzionale in Italia. L'Italia è un paese dove quello che si chiama Presidente della Repubblica ha delle funzioni importanti, cioè sorveglia l'andamento costituzionale delle leggi, dei comportamenti, eccetera. Però non governa, controlla, ma non governa. In paesi moderni chi governa è il Presidente della Repubblica. Quindi lei dice la vera riforma che servirebbe è una riforma di tipo presidenzialista, cioè bisognerebbe fare quel tipo di riforma lì. Vede che, per esempio, negli Stati Uniti d'America, Trump, con tutto quello che uno può pensare di Trump, è il capo del governo. Chiaro, chiarissimo. Ecco. Però io le chiedo, noi ci abbiamo al momento il governo che ci abbiamo anche un'opposizione, diciamo che se il governo non capiamo bene che anima ha, capiamo benissimo qual è l'anima dell'opposizione. L'opposizione ha un messaggio straordinariamente chiaro, che può piacere o non piacere, ma è un messaggio chiaro. Che tipo di destra è quella che abbiamo conosciuto e che conosciamo con Salvini, dal suo punto di vista? Dunque, io traggo dall'esperienza, un po' lontana, ma insomma significativa. Quando ero un ragazzetto di 8-9 anni, naturalmente ero un balilla, perché a quell'epoca il regime imponeva il balilla. Se il balilla era particolarmente zelante, faceva bene la marcetta, cantava sfilava bene, allora il balilla diventava balilla moschettiere, il che vuol dire che aveva i guantoni dei moschettieri di Dumas. E a lei gliele hanno dati i guantoni? Come no, io balilla serio, io ero balilla moschettiere. Poi passò qualche anno, diventai avanguardista e poi diventai giovane fascista universitario, che era anche quello una divisa per cui a quell'epoca si avevano 18 anni più o meno. Giovane fascista universitario. La divisa era talmente elegante che i giovani fascisti universitari la domenica mattina andavano davanti alle chiese del loro quartiere e aspettavano di vedere uscire le giovani ragazze. Le ragazze, sì. Certo. Nasceva da una sede religiosa e da una divisa. Ma quello che io le chiedevo di questo, di questa destra di Salvini, no? La sua esperienza di giovane fascista l'aiuta a leggere che cos'è questa destra? Quanto è diversa, quanto è cambiata? Sì, io poi sono diventato di sinistra perché a 18 anni avevo scritto, facevo già giornalista e scrivevo su Roma Fascista e avevo denunciato i gerarchi dell'EUR che avevano comprato i terreni a prezzo agricolo e se li erano rivenduti a se stessi a prezzo cittadino, perché lì si costruiva l'EUR.
Allora io scrissi questo, ero molto fascista e quindi il malcostume di certi fascisti, per di più gerarchi, mi indignava. Mm. E quindi scrissi un articolo. Questo articolo fu letto dal vice segretario del partito, che si chiamava Sforza. E la mandarono fuori? Lui mi strappò le spalline di questa meravigliosa divisa e disse: ti espello dal GUF, perché cose del genere o le devi provare, e tu hai riferito delle voci, e comunque se anche le provi, tu devi diventare volontario, perché c'era già la guerra di Libia, invece di scrivere questa robaccia. E quindi per lei questa è l'esperienza della destra, questo è quello che le è rimasto addosso? Beh, io per due notti di seguito non dormii, perché ero fascista, buttato fuori. Dopodiché dissi, se mi hanno cacciato, se il capo segretario generale mi caccia, vuol dire che lui conosce il fascismo meglio di me. E se io ho il dolore, ma adesso mi sta avvenendo la gioia, non sono fascista, perché lui mi ha cacciato. Lui ha capito. Chiarissimo. Allora, lei prima diceva ho più di 90 anni, poi non ci ha lasciato un po' col dubbio. Quanti saranno? 91, 92? Non ho capito. Quanti anni sono? 91, 92? I miei adesso sono, dunque, ad aprile prossimo, sì, ne compisco 96. Accidenti. In una vita così lunga, che è stata anche una vita piena, lei ha fatto una serie di incontri, alcuni immagino che abbiano portato tanto alla sua vita. Ha scritto di alcuni, per esempio ha scritto nel suo ultimo libro Il Dio Unico e la Società Moderna, ha scritto dei suoi colloqui con il Papa, con Papa Francesco. Sì. Com'è avere un'amicizia con un Papa? Che amicizia è stata? Che tipo di rapporto si era creato? Dunque, la mia amicizia col Papa nasce dalla mia precedente, ma di poco, precedente amicizia con il Cardinale Martini. Il Cardinale Martini la pensava come il Papa, cioè vedeva la necessità che la Chiesa tenesse conto in quale tipo di società opera. Siccome la società è mobile, cambia, certo, ecco, allora la Chiesa deve attrezzarsi e deve... La Chiesa, per tutelare il nocciolo della religione, deve affrontare il nocciolo della cultura sociale. E quando Martini mi invitò a visitarlo, andare da lui, eccetera, lo fece perché vedeva che io, essendo non credente, stabilii però pubblicamente, ma anche con le persone interessate, che c'è una differenza profonda tra il non credente e l'ateo. L'ateo è uno che vive, fa la sua vita, fa peccati, non fa peccati, ha virtù, non ha virtù, ma ha la convinzione che quando viene la morte scompare per lui, per il suo sé, tutto, non c'è niente. E invece il non credente? Il non credente, come me, crede che esiste un essere divino, un essere. Questo essere, nel caso mio, io penso che sia il caos. C'è il caos, l'universo
dove viviamo è caotico. Che vuol dire? Che tutta l'energia che ognuno di noi, la morte libera l'energia, quello che resta dopo morto non sei tu. È la mia energia, lei dice. Non la tua. È una quota di energia che entra in un essere il quale, mentre riceve energia, la perde perché crea nuove forme. Le posso chiedere una cosa, Scalfari, e poi, ahimè, la devo salutare. Le voglio chiedere una cosa molto personale. Questa sua riflessione sull'energia, sul caos, la distinzione tra l'ateo e il non credente, è una cosa che, mi dica sinceramente, ha a che vedere con l'età? Cioè, accumulare gli anni ci obbliga a ragionare di più su ciò che siamo e su ciò che saremo? Beh, dipende, perché... Nel suo caso è stato così? Nel mio caso è stata così per i libri che ho letto, per i libri che ho scritto. Voglio ricordare un libro ancora che lei ha scritto. Avevo qui Il Dio Unico e la Società Moderna, ma c'è anche Grand Hotel Scalfari, Confessioni Libertine su un secolo di carta, scritto da Antonio Agnoli. È una conversazione con Antonio Agnoli e Francesco Merlo. Io sono stata veramente molto contenta di averla ospite a Tagadà. So che Alessio Singer vuole a tutti i costi una foto con lei. Ci facciamo... Io i selfie mediamente non li amo, però il selfie con Scalfari in questo caso lo vorrei. Speriamo di non imparlare la regia, ci mettiamo qui. Eccoci. Accanto al direttore. Aspetta che vengo qui. Eccoci qui. Speriamo qua, che... Non ci sono, non è bello. Io non so fare i selfie, però è un grande momento. Tiziana, vieni più vicina. Eccoci qua. Eccoci qua. Evviva, ce l'abbiamo fatta. Grazie direttore di essere stato con noi, grazie con tutto il cuore, stia pure.